Salve a tutti amici, io sono Paolo Fiat e oggi siamo qui con un nuovo video riguardante le galline. Allora, ieri ho finito, come possiamo dire, ho finito il mangime, le granaglie che utilizzo e sono andato a comprare altre granaglie. Sempre io vado su un consorzio di fiducia, come tutti voi credo dovete avere un consorzio di fiducia che vi consiglia le cose, vi dà le cose, e praticamente sono andato a prendere un mangime diverso. Mi ha consigliato questo, mi ha detto che è migliore e io ho detto va bene, proviamo a prendere questo qua. Questo qui è un beccami tutto, però non sto facendo sponsorizzazione o niente, ma insomma per dirvi anche a voi dei consigli, ecco. L'altra volta abbiamo visto, quando ho parlato di alimentazione delle galline, credo io che più o meno a quello gli davo un sorgo, quindi mais spezzato con nucleo all'interno e il mix della veronesi, per capirci, il mix per pollame della veronesi. Quest'oggi invece andiamo a utilizzare un altro tipo. Questo è un tipo di mangime, non, adesso ve lo rabatto, è un tipo di mangime del Giuntini, possiamo stare alla marca, dopo voi vedete il sacco e se lo trovate uguale al mio, o se no, dato che c'è sempre con me, ci prendete quello della veronese. Questo qui è coccidiostatico e soprattutto è un mangime no OGM, ecco, quindi non è stato modificato. Animal ingredienti animali, ok, perfetto, scusate un attimo che ero storta a leggere. E praticamente mi ha consigliato questo perché questo qui sarebbe più specifico per le galline, perché questo ha dentro del calcio. Ma in che forma il calcio dentro ha? Questo ha il calcio in forma, in forma di gusci di ostriche. Noi sappiamo tutti che i gusci delle ostriche macinati vanno bene da somministrare alle galline, perché rendono il guscio dell'uovo più spesso e quindi più abbastanza più grosso. Ovviamente ci sono anche dei calcificanti, dei sacchetti apposta col calcio, però è tutta roba chimica. E noi cerchiamo di fare, se abbiamo un allevamento di galline domestico, cerchiamo di utilizzare il meno possibile alimentazione che arriva dalla chimica, se è possibile. Se poi voi volete utilizzare la chimica, nessuno ve lo vieta, potete farlo e aumentate la produzione delle uova, sfruttate le galline di più, però non, per me non ha senso, perché noi dobbiamo avere quelle, diciamo, sempre le uova al giorno, quindi almeno due uova al giorno dobbiamo avercele sempre, e soprattutto che siano sane e genuine e non caricate di mangimi o di chimica o di altre cose, per dirvi. Quindi niente da fare, quindi se si può provare cose nuove si provano e si testano. Questo mi ha costato semplicemente un euro in più e quindi ho detto perché non provarlo. È chiuso ancora il sacco, lo sto aprendo qui con voi, e il gusci delle ostriche, come stavo parlando, sono ottime per le galline, però c'è il problema che reperirli in giro si possono trovare forse nei sacchetti, ma non ho idea, o se no, se qualcuno conosce delle persone che mangiano tante ostriche, ve le tengono e poi le spezzettate per bene, le date una bella pestata e poi le somministrate, però devono essere spezzettate piccolissime, per capirci. Quindi io cosa faccio? Adesso vado ad aprire il sacco, ovviamente adesso sarà un'impresa, perché le cuciture che li fanno proprio pietà, ma se riesco ad aprire il sacco in qualche maniera. Questa parte di qua, vediamo se riesco. Poi accogliamo tutta l'immondizia. Niente, non si vuole apparire queste cuciture che fanno schifo. Altra tecnica,
per aprire, scusate. Ok, adesso un attimo. Adesso un attimo che ve lo faccio vedere dentro, eccolo qua. Allora, devo un attimo capire dove sono i gusci delle ostriche. Allora qua, questo qui vi parlo ancora di quello della veronesi. Queste e quelle della veronesi sono uguali più o meno, soltanto che qua c'è del mais cotto al vapore in più e c'è del conchiglie e gusci di ostriche, per capirci. Adesso io gusci di ostriche non riesco a vederli. Adesso provo un attimo a vedere se ne trovo qualcuno, ma perché lui mi ha detto che praticamente i gusci delle ostriche subiscono una lavorazione di sminuzzamento, quindi viene sminuzzati talmente piccoli che la gallina non riesce a distinguere che questo è un guscio di ostriche e quell'altro è un pezzo di mais spezzettato, quindi mangiando tutto li assume, capisci? Capite? Ecco, capisci bene che somministrare le gusci di ostriche abbastanza grandi la gallina non ce la fa a spaccare come il mais, che può spaccarlo, ecco. Quindi io ti consiglio sempre di utilizzare, quando devi fare magari gusci di ostriche spezzettate, ti consiglio sempre di andare a spezzettarlo piccolissimi, perché la gallina ecco, fa fatica a mangiarle come voi se mangiate un osso di oliva. Ce l'ha fatta a mangiare un osso di oliva? Ecco, stessa cosa, uguale, identica, cambia soltanto il concetto. Ecco, io ve lo faccio vedere. Allora, adesso senza tanta pubblicità, avete visto il sacco, io sapete che pubblicità mi interessa farla, poi non me l'ha mandato nessuno, l'ho acquistato io, quindi vi posso anche dire la verità. Ecco, questo è il mangime. Il mangime praticamente ha dentro mais, ha dentro orzo, frumento, avena, da qua dentro mais in due consistenze, mais spezzato, fine, polverizzato, cioè tipo farina, mais spezzettato e un mais appena cotto, un mais cotto al vapore. Niente, questo mangime qui possiamo utilizzarlo come? Com'è che lo somministriamo questo mangime? Allora, questo mangime qui poi c'è scritto sulla cartina, se vi leggo un attimino. Istruzione per l'uso: da somministrare a volontà, tenere sempre a disposizione dei soggetti acqua fresca e pulita. Quindi questo mangime qui si deve somministrare insieme all'acqua, quindi è semplicissimo, quindi si dà mangime e si dà acqua, perché comunque un mangime molto secco, molto asciutto, quindi la gallina quando mangiava questo mangime tende molto a cercare l'acqua anche dopo, per dirvi la verità. Ecco, non vi voglio rubare molto tempo, perché comunque ve l'ho fatto vedere, ve ne ho parlato tutto quanto. Io ora lo testerò, perché comunque questo mangime qua io gli vado ad aggiungere il nucleo, come abbiamo parlato già in un altro video. Il nucleo sono sali minerali, ecco, per capirci, sono sali minerali. Quindi se noi andiamo ad aggiungerci il nucleo, abbiamo, diciamo, un po' di sali minerali in più e abbiamo un po' di sostanza in più per le nostre galline. Questo qui comunque è già abbastanza. Volevo trovare, se ti dicevo, la componentistica del calcio. Il calcio è su un sacco così arriviamo a avere un 3% di calcio, ecco, su un sacco del genere, che è molto buono, ecco, per quanto riguarda questa composizione qua. Ecco, io ora non ho altro da dirvi, i gusci non li ho visti, forse questo è un pezzettino di guscio, può essere buono. Vabbè, comunque non sono riuscito a distinguere quello qua. Adesso ve lo faccio vedere, vediamo se riesco a farlo vedere. Questo è un pezzo di guscio di ostrica, eccolo qua, proprio l'ho trovato così girando, è perfetto. Niente, adesso glielo andiamo a dare e dopo ci salutiamo. Eccoci qua, adesso andiamo a dargli il mangime. Vedete, le robuto
l'ho dovuto proprio per terra per farglielo riconoscere. Adesso lo metto qua sulla tramoggia, vedete? Inizio a metterlo sulla tramoggia. E eccoci qua, abbiamo appena finito di dare il mangime alle galline. Vedete, le ho caricate proprio per bene lì. All'interno c'è ancora quello vecchio. E le ho messo lì, vedete come lo mangiano? Ecco, io ne ho qui per un bel po', poi lì andrò ad aggiungere, a miscelarlo con del mais. E niente, ci ho aggiunto del nucleo. E niente, adesso lo stanno mangiando bene. Le ho dato anche per terra perché così lo riconoscono. E niente. Spero di esservi stato utile per questo video, noi ci vediamo alla prossima e niente, buona alimentazione delle galline a tutti e buone frittate genuine con le uova. Ciao a tutti amici!